Oltre 150 navi cariche di cereali sono in coda. La loro partenza dai porti ucraini, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è volontariamente ritardata dai russi. Mosca, secondo Kiev, di fatto boicotta l'accordo mediato dai turchi sotto l'egida delle Nazioni Unite per garantire l'export del grano ucraino necessario a sfamare diversi paesi, anche fragili, di Asia e Africa. Durante il Senz'altro Putin ha funzionamento della sviluppato nuove nostra iniziative. iniziativa sui C'è la Transnistria cereali, a per causa del l'Ucraina, rallentamento nel russo, sviluppo globale abbiamo dovuto sottoesportato scoprire circa 3 milioni di un'unione tonnellate di cibo, la quantità annua di consumo per 10 milioni di persone. L'accordo per l'export del grano è in scadenza ai primi di dicembre e in questo periodo sono in corso trattative per il rinnovo. Mosca, in cambio del lasciapassare alle navi col grano ucraino, chiede garanzie sull'export di prodotti chimici russi. Trattativa non facile mentre le bombe esplodono. Nelle ultime ore Kiev vanta conquiste nella regione di Kherson e accusa i russi di aver usato bombe a grappolo a Bakhmut. Mosca, da parte sua, accusa gli ucraini di aver bombardato una colonna di civili in fuga da Kherson, uccidendo quattro persone.